partirà questa piattaforma informatica IT Alert, che servirà con l'ausilio dei gestori dei sistemi di telecomunicazione per raggiungere con un'informazione velocissima cellulari e smartphone di tutte le popolazioni che possono essere interessate da un'emergenza. La piattaforma sarà operativa tra luglio 2020 e luglio 2021. La popolazione dovrà quindi essere coinvolta e formata per interpretare nel migliore dei modi l'allerta in caso di calamità naturali. È questa la principale novità emersa nell'incontro promosso dalla Prefettura di Sondrio sul tema di galpine e sicurezza del territorio in Regione Lombardia e in provincia di Sondrio. Obiettivo dell'iniziativa organizzata nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, infondere tra gli amministratori e i cittadini la cultura degli uomini che indossano la divisa giallo-blu. Al tavolo dei relatori il viceprefetto vicario Rosa Massa, il comandante dei Vigili del Fuoco Amedeo Pappalardo, il dirigente dell'Ufficio Dighe di Milano del Ministero Infrastrutture e Trasporti Vittorio Maugliani e il dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Montagna Adriana Mai. La sicurezza è un elemento assolutamente importante per il territorio. È importante che la sicurezza ci sia e che sia percepita. Per questo motivo noi abbiamo voluto condividere il lavoro che si sta facendo per garantire al meglio la sicurezza delle dighe e tra l'altro anche le nuove iniziative che si stanno facendo, perché sulla sicurezza non si abbassa mai la guardia e quindi anche se abbiamo un ottimo livello qui in provincia di Sondrio ci sono anche delle nuove iniziative per migliorare ancora. Quali sono queste nuove iniziative? Un aggiornamento della normativa che prevede la redazione di un piano di emergenza delle dighe per gestirne in modo più preciso i rilasci in occasione degli eventi di piena. È un convegno che si inserisce nella settimana di protezione civile nazionale e che però è stato declinato per questo territorio, tanto bello quanto fragile, su una tematica importante, perché c'è una presenza di 29 dighe su questo territorio, quindi è necessario che su questo tema si focalizzi l'attenzione, le pianificazioni di protezione civile tengano conto dei piani dighe che sono in corso di aggiornamento. E poi un altro tema è quello di cambiare l'approccio alla protezione civile. Ci vuole una cultura di protezione civile come cultura di prevenzione, cultura di partecipazione dei cittadini, momento non collegato all'emergenza, ma collegato a un'attenzione costante alla tutela del territorio e dei cittadini. Deve cambiare il nostro modo di pensare e la collaborazione dei sindaci e di tutte le istituzioni serve a questo.